Buonasera, eccoci ancora qua. Come tutti i lunedì siamo al Blue Bar. Penso che sarà l'ultima volta perché la moglie di Albert ha detto che se no me lo manda a dormire a casa mia. Però, cioè, no, cominceremo il tour come abbiamo fatto l'anno scorso, nei vari stabilimenti, mobilifici. Forse la prossima volta saremo da Fornari. E nelle pizzerie, che pizzerie rendono molto perché si mangia tutti insieme dopo, e quindi almeno la fatica viene ripagata. Ok, a parte gli scherzi, abbiamo Mister Sippone del Fornovo, neo allenatore del Fornovo, che viene da un buon pareggio con il Cervo Collecchio. Abbiamo Gianmarco Cavazzini, che è un giocatore dei Crociati Noceto, che quest'estate ha dato spettacolo nei tornei col Manso. Abbiamo anche cercato di giocare insieme, ma lui si è fatto buttare fuori, quindi niente. Poi abbiamo Francesco Del Porto, che era un compagno l'anno scorso di Gianmarco e giocava nei Crociati. Quest'anno tenta la fortuna in Serie D mi sono già scordato il nome, Castelfranco. col Castelfranco Emilia, dove ieri proprio ha fatto gol, il secondo gol, no? In campionato, credo, Secondo sì. campionato. Secondo in campionato per un 92, credo che non sia poco, e in più io penso che il gol ha fatto solamente perché sapeva che doveva venire qua, e quindi cioè, non poteva venire a mani vuote, ci ha fatto un bel golletto e ci ha detto che tutte le volte che lo invitiamo farà gol. Quindi ci pagherà la società. Speriamo. Poi abbiamo Albert, che ormai avete imparato tutti a conoscere, che è il nostro intenditore di calcio, cioè adesso non sparate sulla Croce Rossa. Ok, niente, partiamo subito con Francesco. Allora, dai, descrivici il gol di ieri, perché cioè, credo che il secondo gol in campionato da due tasse è una cosa che si ricorda. I primi 10 te li ricordi tutti per tutta la vita, te lo dice uno che ne ha fatti 11, quindi non faccio fatica. Infatti, Non ridere, Gianmarco! l'undicesimo non se lo ricordo. Chissà quando l'ha fatto, poi. A 40 anni ha fatto. Allora, siamo partiti benissimo, dopo 40 secondi mi è arrivata una palla in area, l'ho stoppata di destro, mi sono girato e di sinistro l'ho messa sotto la traversa, il portiere l'ha sfiorata ma non l'ha presa. Siamo passati subito in vantaggio, poi al decimo del primo tempo hanno espulso il nostro terzino, abbiamo giocato tutta la partita in 10, abbiamo preso il gol e siamo riusciti lo stesso a vincere. È stata una vittoria importante soprattutto per il morale, perché venivamo da una sconfitta in casa Pesante, molto no? pesante, e comunque sono punti che fanno bene, una buona vittoria fuori casa contro una formazione giovane però abbastanza attrezzata. E come ti trovi in Serie D? Cioè per un neofita dei campionati, no, di campionati dopo le giovanili, perché l'anno scorso hai fatto delle presenze L'anno comunque. scorso ho fatto 6-6 presenze con Noceto, In Serie C, sì. Serie C2, sì. È un bel campionato, me lo aspettavo così duro, ci sono delle buone squadre, è un campionato molto aperto, la prima può vincere, può perdere con l'ultima, è un bel campionato, duro ma bello. Adesso sentiamo Gianmarco. Te Gianmarco, anche te è il primo anno un po' importante, nel senso che sei nella rosa dei Crociati, non ti fanno mai giocare. Tanto sì, ogni Parla tanto forte, che no. Ogni sennò. tanto sì, ogni tanto Quindi hai giocato, cosa hai fatto? Sei partito una volta no. Due. titolare, due volte titolare e hai fatto un secondo tempo, mi sbaglio, no? In Coppa era. No, Coppa con la Fiorentina. Gol? Due con la Fiorentina. Ah, cioè, solo quelli, eh. Cioè, Vabbè. detto così, cioè, fatto due, di cui uno mi ha detto bellissimo e io avevo mandato, tutti mi hanno detto un gol bellissimo al volo, su un lancio lungo, difficile anche. Ho mandato a vedere Albert, mi ha detto, gol di ha scritto, no? Non sapevo che ti conoscevo, gol di Cavazzini sul bucaccio del No, difensore. è un lancio lungo, il difensore ci è arrivato male, l'ha schizzata in aria di testa e l'ho tirata al volo sul secondo palo. Grande, io ti ho voluto vedere, lo sai, con in amichevole Con una formazione di sì, di Serie D, che era il Pizzighettone, credo, No, col no, no, non mi no, ricordo no, era la squadra del presidente del Parma, il Carpenedolo. il Carpenedolo.
E beh, ti ha messo sul secondo tempo, hai fatto due cose, hai giocato due palloni, due volte i tuoi compagni in porta, la metà campo, che grande, quasi meglio che il torneo, giuro. Quasi. Però com'è lì, a parte gli scherzi, com'è Gocciati? Ci troviamo bene, siamo una buona squadra. Puntiamo ad arrivare in alto, non so se vincere. In alto li siete già, perché cioè, avete avuto un incidente in campo del ruolo, che però, vabbè, però... Sconfitta immeritata, secondo me, perché abbiamo fatto tutta la partita, per tutta la partita, e loro giocavano a pallonate, una volta insomma, una pallonata gli è andata bene. Però il ruolo che si trova in alto in classifica, e gioca così perché mi dicono che fa un muro proprio, un muro organizzato, cioè non è che si mettono lì e, però si trova anche davanti a voi perché è terzo in classifica se non sbaglio, e con questo gioco si vede che paga ancora il vecchio catenaccio di una volta, no? Per il momento sì. Però vabbè, voi avete però anche un... Avevamo squalificato Pietranera. Che per voi è troppo importante. Com'è giocare di fianco a Pietranera? Ma ti hanno fatto giocare? Si impara molto. E il mio amico Biosi com'è? È bravo? I portieri si lamentano un po' perché... Li fa lavorare troppo? Sì. Lui non faceva mai niente quando giocava con me. Oh. Sì. C'era sempre il dolorino e qui e là. Cioè adesso fa dei mazzi così. Sì. Grande, bravo Biozzo. Ok, niente, adesso abbiamo parlato un po' di voi, cioè, vuoi dire qualcosa di libero come l'esame quest'estate, no. Quando a momenti non vieni al torneo perché c'avevi l'esame? Io? Torneo? No, prima il torneo e poi l'esame. È un grande figlio. A tutti i bambini così, mi raccomando. Spengono, tagliano internet le mamme. Ok. Niente, vi ringrazio della bella chiacchierata, poi vabbè, adesso interverremo ancora perché qualche giocatore lo conoscerete anche, no? dei nostri campionati, e voi siete fuori dal mondo perché siete fin lassù, eccellenza, serie D, cioè. Ok, però c'è anche la terza categoria, sono anche quelli che parlano di pallone come me, tutti possono parlare, anche Albert, vero? Ogni tanto. Beh, cioè, non fai altro, da quando sei diventato collaboratore mi hanno detto che c'è il bar, che cioè, è tutto, addirittura dai cappuccini con sul palloncino, cioè, bianco e nero. No, qualche altro colore. Beh, vabbè, ormai sei in lutto. Niente, poi c'è Mister Sippone che quest'anno è ritornato con noi perché era già stato con noi l'anno scorso, che ha cambiato squadra, è passato dal Bedonia al Fornovo. Io ho detto che è un passo avanti per qualsiasi allenatore perché la società è importante, è una società grossa, di un paese grosso, con un grosso settore giovanile e con un grosso allenatore a questo punto, perché mister, cioè, sei partito male in Coppa, forse dovevi conoscere i giocatori, ti mancavano molti giocatori, so, e poi adesso in campionato stai facendo bene. Prendi gol solo su autorete, questo è un piccolo appunto che ti devo fare, perché quando si prende gol solo su autorete... Prepareremo allenamenti per le autoreti? Bisogna fare allenamenti specifici per le autoreti, o se no togliere chi fa le autoreti, cioè le cose sono due. E quindi, vabbè, a parte gli scherzi, cioè ieri com'è stata col Cervo, che tra l'altro è data, è una matricola, ma è data come una delle squadre più forti del torneo? Non lo so. Parla forte, mister. No, non lo so se è una tra le più forti, io guardo soltanto la mia di squadra, le altre mi piace sapere quello che fanno, come giocano, però alla mia squadra non dirò mai che incontreremo una più forte, se no ho già perso in partenza, visto che i capelli bianchi ce l'ho, qualcosa ho imparato, bisogna rispettare tutti ma temere nessuno, questo è il primo punto. Il secondo sulla Coppa, io ho una rosa di 20 giocatori, anzi 22 per l'esattezza. Non ho mai detto in Coppa che mi mancavano giocatori, non lo dico certamente oggi. La verità è che quando un allenatore arriva ha bisogno di conoscere, ha bisogno di farsi conoscere, devi capire bene quali sono i giocatori che possono dare qualcosa in più in tante situazioni, quindi era anche normale non fare benissimo, anche se poi secondo me dal punto di vista del gioco abbiamo fatto sempre prestazioni
per me era preparare il campionato. E in campionato, dove c'erano i punti che per noi contavano e contano, siamo arrivati preparati. Ho un gruppo di ragazzi che Cavalieri, secondo me, ha allestito una buonissima squadra, spendendo poco. Ecco, questo è sempre Che molto è quello importante. importante. Ho una rosa giovanissima, perché insomma, il più anziano, dire anziana Rizzolini mi sembra una parola grossa, un 84. Poi il resto sono tutti giovani, però insomma, anche ieri abbiamo avuto un vuoto di un quarto d'ora nel secondo tempo, dove abbiamo preso un autogol evitabilissimo. Comunque, quando un allenatore vede giocare la squadra, è contento. Poi il risultato è una variante dei 90 minuti, no? Perché può Sì, so. cambiare, decide episodio. Episodio. In tre partite abbiamo preso due gol, due Beh, poi hai autoreti. fatto Comunque, due. scusa Manzo, io ieri a fine primo tempo, nello spogliatoio, ho detto: quando una squadra crea le palle gol che abbiamo creato noi e ritorna dentro soltanto 1-0, è Non un problema. vince. E tant'è vero che poi siamo stati bravi a soffrire, però insomma, tre partite, cinque punti, sono Sì, contento. poi siete stati sul campo appunto del Cervo, avete giocato su un altro campo molto difficile che è quello del Carignano, dove ieri credo abbia perso Sì, Mazzolara, Marcello, 2-1. e poi avete vinto in casa, quindi in media inglese perfetta. Abbiamo vinto in casa una partita giocando un'ora in 10 e un quarto d'ora in 9. Quindi forse queste cose non le nota nessuno, però sono cose che un allenatore nota, perché dimostra che la squadra comunque ha carattere, ha voglia, e quando una squadra in inferiorità numerica riesce comunque a fare la partita, e fare la partita non significa per forza creare 50 occasioni da gol, ma significa crearne 2-3, quelle 2-3 sfruttarle, significa che è una squadra che comunque mentalmente è una squadra preparata. Te mi conosci bene, sai il mio carattere qual è, che voglio una squadra che per tutti i 95 minuti lotta. La squadra in questo è brava, ma sono bravi loro. Io ne parlavo prima, allenatori fenomeni non esistono. Esiste Che fa l'allenatore che danni fa danni e esiste l'allenatore che cerca di non fare danni. o che non ha esperienza, perché c'è anche il problema, Esatto, è un che non ha problema che esperienza. volevamo toccare già da tempo, perché tra Secondo di noi ne me. parliamo sempre. Io tutte le volte che sono con gli allenatori, così quando si parla, oggi si fanno pettegolezzi, si parla dell'allenatore, di questo, di quell'altro, quello che traspare sempre è quella di certi allenatori che non hanno esperienza. E tu sai benissimo cosa vuol dire aver giocato, tu in pratica allenatore, io credo che fino a 80 anni Lidl in punto di morte stava ancora imparando qualcosa, Impara perché sempre. l'esperienza è fondamentale nella gestione del gruppo, nella scelta dei giocatori, in ogni scelta, ogni volta che prende una scelta, che quelli degli allenatori sono nell'arco della settimana migliaia, cioè deve avere esperienza. Se non hai esperienza, puoi avere intelligenza per fartela, però il gruppo e la squadra ne Sì, risentirà infatti sempre. te hai toccato una cosa che volevo dire io. L'allenatore, se non riesce a gestire un gruppo e ad avere un gruppo in mano, non viene rispettato, dura poco. Diciamo che questo qua è facilitato molto, a prescindere da quanto ha giocato, dove ha giocato o come ha giocato. È un carattere, è una forma mentis. Quindi un allenatore che mentalmente è preparato a gestire un gruppo, che non è cosa facile, perché te devi gestire No, lo so. 22-23 teste diverse. E io, esempio, io da calciatore ero meno diligente di quello che sono adesso da allenatore, perché ho detto, ho fatto l'interregionale, che adesso è la Serie D. Se ero più intelligente, probabilmente avrei fatto qualche categoria in po', qualche categoria in più. E quindi l'allenatore bravo è quello che cerca di fare le cose semplici e cerca di sfruttare al meglio le qualità che ha dei giocatori. Purtroppo, e lo dico, nelle nostre categorie ci sono tanti allenatori che pensano di essere talmente bravi di poter cambiare e inventare i ruoli dei calciatori, e sono quelli che poi fanno i danni per tutti. Poi io non, torno a dire, io penso al mio
che già fatico a fare il mio, figuriamoci se posso giudicare o pensare agli altri. Però, insomma, quando incontro delle squadre dove vedo che un allenatore riesce a leggere male la partita, sono contento. Ah beh, ci credo, sono Sì. cose che succedono spessissimo, io ne vedo, li vedo anch'io nel mio piccolo, anche se, cioè, per dire, fare nomi, non si fanno mai nomi, adesso si sta parlando in generale, però obiettivamente io vedo delle cose, degli errori ripetuti da parte delle squadre che poi a un certo punto mi tocca dire, cioè, beh, se non l'ha visto vuol dire che non cura il male, perché se io vado a vedere una squadra oggi e fra un mese vedo gli stessi errori identici da parte degli stessi uomini, cioè, lì è un male incurabile, cioè, e io non credo che lo possa essere perché un allenatore deve vederlo. Finché non è Purtroppo, un allenatore. lo so, però sai, l'allenatore è come quello Ascolta, dei bambini, ma a tu volte scusa, lo fa chi ha tempo, ascolta, eh. scusa, io l'anno scorso a una tua trasmissione dissi una frase che poi da tante persone non fu presa bene. Ed è una frase semplicissima, che gli allenatori, tutti gli allenatori, quelli bravi, quelli scarsi, quelli bravissimi e quelli che non sono neanche capaci di fare un palleggio, vengono comunque giudicati da dirigenti che con il calcio non ne capiscono niente. E finché ci saranno dirigenti che con il calcio non ne capiscono niente e vogliono fare gli allenatori, sarà sempre così. Quindi ci sono allenatori che decidono con la propria testa, rischiando e andando a casa se sbagliano, e allenatori che decidono con la testa dei dirigenti perché hanno paura di andare a casa. Io appartengo a una categoria che se sbaglia vado a casa. Punto. E non tutti fanno questo. E qua chiudo il discorso sugli allenatori, perché non voglio più parlare di Allora, dico allenatori. l'ultima cosa io, così faccio vedere qualcuno. In pratica io quello che diciamo fuori trasmissione era una provocazione. In pratica, questi qui hanno il loro giochino, vuoi il tuo giochino, Esatto. paghi la società per allenare e fai i dispi come ne hai voglia. Scusa. Perché se io vado, lo dicevo prima, se vado al night, se vado al casino, se vado a sciare, se vado a ballare devo pagare per divertirmi. Te ti diverti alle spese della società, dei tifosi, e fai danni ai giocatori, Ascolta. perché poi ci sono squadre dove i giocatori l'anno dopo Ma scappano. certo. Scappano E così perché si perdi il fanno un culo giocatore. alla Madò. Scusate. Manzo, scusa, ma quanti allenatori conosci che per allenare portano lo sponsor? Io non ne E io conosco. ne conosco. Quando mi dicono il prossimo anno vado ad allenare là, poi. Quest'altro facciamo il Vianino, abbiamo bisogno di uno sponsor, Ma di guarda che ce ne uno sono anche tanti qua a Parma. Poi sono quelli che Ok. purtroppo stanno sempre là e basta. Ok, cambiamo discorso perché Cioè è sennò meglio, è non, cosa no, che non faccio io. arriviamo mai più Non mi in interessa parlare di fondo. allenatori. Allora, Parliamo di della. calcio giocato. Se vuoi ti faccio sulla prima, sulla promozione, quello che vuoi sapere, qualcosa ti dico. Non Ok. chiedermi sulla seconda categoria e sul compiano perché non mi interessa quello che fanno. Perché la seconda non ti interessa la seconda? No, ho detto il compiano, Ah, non la seconda. compiamo. Non so perché. Comunque, il discorso è questo. No, parliamo di qualcosa che conosci. Io vedi, nella scaletta c'è scritto grosso, Crisi Bedonia. Cioè, io devo. Oggi ho registrato delle voci e te le do a te in diretta. A Borgotaro mi hanno detto che se Mancini non vince la prossima partita, Mancini è esonerato. Io non so chi prenderanno, perché le difficoltà di prendere qualcuno lì sicuramente ce le hanno. Però vuol dire che se ci sono questi rumor, vuol dire che non sono poi tanto contenti. E analizzando il Bedonia che è sulla carta un'ottima squadra, tu li conosci tutti. Allora, Allora, parto con la ha detto mia. allora ragazzi, cioè, parte, l'anno scorso ha detto allora, ha parlato 40 minuti, adesso ti taglio, No, no, eh. non parlo 40 minuti, stavo dicendo allora, a me dispiace il Bedonia perché io ci sono stato 3 anni, ci sono stato 2 anni là, ho tanti amici, quindi non conosco a fondo i problemi che hanno. Però è una squadra che ogni domenica mi interessa sapere sempre quello che fa, perché è una squadra che, diciamo che io sono di là, quindi quando sento che perde e perde male mi spiace. E adesso io sul mio conto, anche l'anno scorso giravano voci,
Bedonia è una piazza difficile per allenare, perché la società mette a disposizione sempre il massimo di quello che può mettere a disposizione. Secondo me quest'anno il Bedonia ha una buona squadra, potrebbe tranquillamente giocarsela con tutti, perché davanti a due giocatori abituati a categorie diverse, che sono Cardi e Chiappini, che hanno sempre fatto tanti gol, in mezzo al campo a Mauro Garzia, che è un giocatore che a livello, con un po' più di testa, giocherebbe tranquillamente in una qualunque categoria, dalla D, perché è un giocatore che ha tantissima qualità, tanta forza fisica. Dietro a tre difensori che per 2 anni con me sono stati tra le migliori difese. Oggi dire perché il Bedonia è in questa situazione non lo so. Evidentemente, cioè, ripeto, le colpe sono sempre a metà. Io posso valutare i giocatori che ha il Bedonia, e il Bedonia secondo me ha una buonissima squadra, che poche squadre hanno, perché ha giocatori di esperienza, giovani, bravi. C'è Gianluca Fagiani, che è un altro giocatore bravo, c'è Della Bartolomea, che ancora oggi non ha fatto neanche un minuto, e l'anno scorso con me giocava quasi sempre. Quindi non lo so, cioè io non so l'allenatore che modulo fa, che modulo non fa. Quella è una squadra che è abituata a giocare 4-4-2, mi hanno detto che gioca a 3, che poi diventa 5, evidentemente va in difficoltà. Comunque il discorso è che i numeri parlano chiaro, perché in pratica ha fatto un pareggio, 2 sconfitte contro delle squadre non trascendentali, e ha preso 6 gol e ne ha fatto 1. E pensare alla coppia d'attacco, che è una coppia d'attacco che era accreditata di almeno 40 gol, cioè in 3 partite averne fatto 1, cioè credo che siano dei problemi. Io ho visto i gol presi ieri a Viarolo, e ti devo dire che ho visto 3 gol incredibili, cioè 3 contropiedi partiti dalla propria area, arrivati dall'altra parte, senza trovare filtro a centrocampo. Visto anch'io, apposta mi lasciano, ho visto anch'io le immagini, e quei 3 gol mi hanno lasciato perplesso, perché conosco la qualità dei giocatori del Bedonia. Quindi se ti metti fatto una domanda su una squadra che non conosco, la qualità dei giocatori del Bedonia non è quella, perché è una squadra che prende 3 gol così con i giocatori che ha Bedonia. Mi resta difficile, io che li ho avuti per 2 anni quasi tutti, capire che cosa c'è. Evidentemente ci saranno dei problemi, è possibile anche che quello che è successo a me a Fornovo all'inizio, l'allenatore ancora stia cercando di capire bene in quale modo mettersi, in quale modo non mettersi. Ma quindi posso lanciare la mia provocazione. No. Mancini, cioè il numero di Scipone, telefono a Riccardo, ti fai dare 2 dritte e così salvi la panchina. Salvi, guarda, se poi gliela potrei dare anche subito la dritta. Si mette 4-4-2, mette i 4 difensori che ha, Della Bartolomea da una parte, l'esterno dall'altra parte, Cardi e Chiappini, ha fatto la squadra. Non è, ripeto, il calcio è una cosa semplice, cioè, non è che bisogna inventarlo. Se fosse, è una cosa semplicissima. Basta andare indietro su YouTube e la formazione. Ma io dico questo perché era una battuta la mia, perché lui la mia conosce meglio di me. Però io poi il Bedonia, beh, è nato per 2 anni, tifoso, e poi l'hai tifoso del Bedonia, e poi l'hai creato tu, no? Perché cioè, quei giocatori lì sono arrivati strada facendo quando c'eri tu. Quindi diciamo che il Bedonia è una squadra che io, quando so che perde, mi spiace. Mi spiace perché è una squadra che ha nel cuore, non è che mi vergogno a dirlo, cioè non, io è una squadra che come la Roma, no? Non come la Roma, io sono romanista, sono l'ultima che ci sangue, però il Bedonia, io sto là, ho tutti amici, ho mio figlio che gioca là, il sabato vado con loro a vedere le partite, mi dici il Bedonia perde, mi dà fastidio. Poi non gioca chi ne chiama togli il Bedonia. Esatto. T'hanno messo in panca o? No. T'hanno malato per funghi? Con gli impegni che ho con il Fornovo fatico a giocare anche con gli amatori, anche se domenica mi hanno chiamato, ma avevo impegni con il Fornovo, se no sarei andato volentieri. Comunque quando hanno bisogno gira la telefonata, fai inoltre che ci vado io, cioè, mi dai la carta di credito. Dritta. Cioè, no, sì. Penso, se vuoi andare te al Bedonia, penso. Ah, cocco. No, ma stai scherzando. No, no, stavo parlando di giocare io. Okay. Giocare sì. Però torno a dire, il Bedonia ha un buon allenatore, che è Mancini, che è un allenatore preparato, la piazza la conosce bene, l'ha già fatto qualche anno là. Evidentemente anche lui sta cercando di capire bene in quale modo. Riccardo, tu hai tutta la ragione del mondo, però io ho imparato una cosa,
non è che io guardo, noi guardiamo la classifica e poi diciamo ok, questo va male, quindi vogliono mandarvi l'allenatore. Non funziona così, perché delle volte delle squadre giocano bene, Non fai risultato, hanno momenti in cui la società ha fiducia e aspetta. Se invece rumo sono come quelli sentiti da noi, le cose sono ben diverse. Un po' esempio. Borzoni viene da due sconfitte, ma nessuno lo da mette tre. da tre. Sì, Però sulla sì, sì. gazzetta visto che loro giocano sempre bene, quindi Appunto, cioè, quindi nessuno lo anche se le ultime tre partite ha preso 10 gol, ne ha fatto però nessuno lo mette in discussione i numeri parlano chiaro, lo so, però se l'allenatore in pratica molte volte non è solo quello che dà il risultato, specialmente se hai un po' di fede in cascina, come ha la Valtarese, che aveva 6 punti, e poi che vai a perdere su due campi difficili come quello della Casalese o di Brescello, ci sta benissimo, no? Perché io credo che siano anni che si perda in quei campi. Quindi, però la fiducia rimane, mentre invece quella di Mancini non è fiducia, perché se si parla così qualche verità di fondo c'è sempre. Ormai abbiamo aperto la Valtarese e quindi finisco il discorso che ho lanciato sul sito. In pratica, nel paese i rumor non sono verso Borzoni, anzi, tutti parlano bene di Borzoni per come gioca la squadra, però il fatto che questa squadra non abbia ricambi, che manchi di gente come Cavazzini del Porto in panchina, cioè questo qui è grave, no? Ho fatto gli scherzi. Cioè, si parla che la Valtarese quest'anno, ve lo spiego voi ragazzi, No, così lo vabbè, spiego anche torna via loro. 17. Oltretutto sì, ecco, mi hai rovinato lo scoop. Cioè, in pratica questa squadra non ha panchina, perché a parte uno e mezzo, gli altri sono ragazzini che non sono mai entrati. Addirittura sono 5 domeniche che la lista è formata da 17 giocatori. Credo che questo sia. E la colpa di chi è, scusa? È la colpa della società, non può essere che della società, perché la società ha fatto una cosa buonissima per metà, cioè in pratica ha creato diciamo, vabbè, 11 giocatori che sono Scusa, forti. scusa ti interrompo però. Poi però, Scusa se ti interrompo, se posso. dimmi. Allora, quando viene fatta la rosa di una squadra, non viene mai fatta solo dalla società. Perché un allenatore non allena i giocatori che gli dà la società. Un allenatore, io sono andato via da Bedonia perché avevo chiesto 20 giocatori, perché per questi campionati servono 20 giocatori, altrimenti da Bedonia non sarei andato via. Il Bedonia non mi voleva dare 20 giocatori e io, da persona corretta quale sono, prese e sono andato via. Quindi, se te pensi di fare 36 partite con 17 No, giocatori, 11. con 11 Ah. giocatori, evidentemente pensi di giocare a calcetto, perché se no non puoi fare un campionato con 11 giocatori o con 12. Io adesso non lo so perché. Secondo me la Valtarese rispetto alle altre squadre ha un vantaggio perché ha un gruppo formato da giocatori bravi E tutti, tutti del dove posto. ha un giocatore che io, anche se adesso ha 43 anni, me lo porterei sempre dietro, che è Gianmarco Bozzi, perché secondo me a questi livelli uno come lui, dietro per il carisma, per la qualità, per la cattiveria, per la grinta che ha, non lo trovi. E quindi là c'era poco da inventare. C'era soltanto da tenere quei giocatori che hanno mandato via, perché se te mandi via Borelli, Rolandetti e compagnia bella, poi non li rimpiazzi con nessuno. Sì, anche Di perché chi è la sono giocatori colpa? che Ma farebbero. di chi è la No, colpa? Ma infatti. quando ti danno la lista? Qua, se avessero dato a me la lista, avrei la prima cosa, quanti siamo? 17? Secondo me siamo corti. Questo un allenatore lo deve fare. Se un allenatore non fa questo, e che allenatore è? Te come pensi di fare allenamento in 17? Beh, magari mi cambio anch'io, cioè. Allora vai te, la Valtarese siamo Cosa 18. vedi? Vai te siete 18, scusa. Questo qua vale per la Valtarese come vale per tutte le squadre. Io dico, secondo me la Valtarese ha un organico, quando parlo di organico parlo di tutti, un buon livello, perché è una squadra che comunque con quelle 2 anni fa ha fatto 50 punti.
L'anno scorso, se non aveva quella grinta e quel carattere, probabilmente sarebbe retrocessa. È chiaro che se tu inizi un campionato di 36 partite, lo inizi dicendo questi sono 11 giocatori e giocano sempre loro, ma gli altri 6 che cosa ce l'hai a fare? No, ma poi, cioè, scusa, poi hai visto, cioè, se uno si fa male squalifica e poi le 3-4 assenze. Secondo me non è così come dici te, perché io, conoscendo Moretti, Marco Del Nevo, tutta gente che di calcio ne capisce, non penso che vanno a affrontare un campionato così in 17. Se saranno 17 adesso, evidentemente avranno avuto dei problemi. Beh, anche hanno, a portare il 18esimo, perché no, hanno Filippi squalificato per 7 giorni. Ho capito, però c'era Juniores, cioè in 18 è uguale, quindi evidentemente avranno avuto un problema. No, non so. Io non posso 5 pensare per 5, no, questo era. Allora, questo di 17 è per far capire che c'è, che l'allenatore non ha scelte, che tu dici che è colpa sua, che doveva, che lui doveva, doveva no, ok, lo dico io che l'ha detto lui. Ma facciamo così. Non ho detto che l'allenatore è colpa sua, perché sennò dicono che parlo male di lui e non è vero. No, io non parlo male di nessuno, io dico soltanto che io una rosa di 17 sei corto, perché infortuni, squalifiche, influenze, sì, no, sera, ferma. Donna incinta. Allora, no, vedi, quello che volevo rimarcare io è che di questi 17, 5, secondo me, farebbero molta, e a detta di tutti, di quelli che li conoscono anche meglio di me, farebbero fatica a giocare in terza categoria. Questo è il problema. Perché se fossero 17. Ma io ti dico che se quello che te dici corrisponda alla realtà, una squadra con 12 giocatori retrocede. Su questo non ci piove. Ok, ma se la squadra rimane così, non c'è, è la matematica, perché devono mandare in campo in un campionato almeno 19 giocatori. Se di questi, anche di, perché la volta di questi la 11 ne vanno in campo, la dove io vivo, quindi cioè, sai. Vabbè, ma e a me secondo te io sono poi io non lo so. Io spero che hai te. E come non è vero? Ma non lo so, io non so quello che fa. Io già ti ho detto, fatico ad allenare i miei, pensa se mi posso permettere di andare a vedere, a valutare le rose delle altre squadre. Cioè non lo faccio, so comunque che i giocatori che stanno là hanno un gruppo collaudato, una squadra fatta, che comunque se la gioca con tutti. Poi se sono 11 o 12 mi lascia un po' perplesso, perché conoscendo i dirigenti, che sono tutti dirigenti competenti di calcio, che ne capiscono, non penso che ha fatto una squadra con 11 giocatori, perché significa darsi una. Non puoi. Cioè, guarda, io sul sito ho scritto una cosa molto semplice. Cioè, questa manchevolezza, questa mancanza va a inficiare tutto ciò che è stato fatto di buono nel mercato. Perché i 3 giocatori portati a Borgotavo per rinforzare una formazione di base non sono stati cattivi acquisti, anzi il problema è che non si capisce perché poi siano andati via 5, 6, 7, insomma i numeri sono numeri, ne sono andati via 10, ne sono arrivati 2, cioè no 3, scusa, capito, ma sono 7 di meno. Voglio fare la domanda al contrario, perché mi chiedi? Prime, no, ma perché lasciamo stare, sarà problemi loro. Parlando di tecnica, di numeri, scusa, non di tecnica, io guardo i numeri come faccio tutte le domeniche, tutti i lunedì mattina prendo il giornale, dalla eccellenza in giù mi guardo tutti quanti i tabellini, cioè quello che mi interessa, non tanto i commenti che sono tutte cazzate, scusa il vocabolo, ma è la verità. Grazie. Ma no, ma tutte cazzate. Noi viviamo di come. Ma lascia stare il tuo, ma sulla Gazzetta non sanno neanche quello che scrivono. Beh, oggi ti hanno fatto perché perdere la Reggio. Sì, oggi mi hanno fatto perdere la Reggio. Ieri addirittura hanno detto che aveva fatto un gran gol Palumbo, che ha fatto un autogol a doppio. Ma Palumbo. Io ho detto non conosco nessuno, quindi io conosco soltanto i miei. E ti stavo dicendo, io ho visto una cosa che è quella che mi lascia perplesso. Le ultime 3 partite la Valtarese ha subito 10 gol. 10. Sì, però tu no, sei, gli ultimi minuti contano. Non c'entra un cazzo, sono sempre 10 gol. Oh, beh, ci sì, ma sono sempre 10 gol. Lo so, però. Cioè una squadra se perde 1-0 o 5-0 non è la stessa cosa, oh. Sì. Mentalmente non è la quindi stessa cosa. Non c'eravamo 4-0 al primo tempo, eh. Cioè, ragazzi, però è finita 4-3, va bene, perché c'è stata l'espulsione. E questa qua la colpa di chi è? Questa qua la colpa di chi è? 4-0. Questa qua la colpa però, di chi è? Bisogna vedere bene, evidentemente
Cioè all'inizio è tutto bello, è come vanno gli sposi, no? All'inizio tua moglie è giovane, guarda che bella, poi quando comincia a passare gli anni... La cambi, la cioè... cioè quello che deve fare. Io ho sempre fatto per te, ti ripeto, no, no, io lo cambio. Io ho sempre cambiato. Sono queste qua. Detto, ma prendi i miei insegnamenti, mica i suoi. Ma cioè, io non la cambio mai, perché sono la mia. Sono queste qua le cose che bisogna vedere, non la rosa di 17, perché la stessa rosa di 17 è quella che ha vinto due partite. Allora, ha vinto due partite, va tutto bene, ne perde tre, va tutto sai, bene. Sai c'è che anche la via di mezzo, va tutto ti posso bene. Dire, diciamo ti posso... che è una squadra che il livello suo è metà classifica. Ti posso dire una cosa? Sai che in quelle due partite credo non ci sia mai stato un cambio? Nonostante la prima volta abbiano vinto 5-0 e nonostante la seconda volta abbiano vinto anche lì con il gol scarto. Che poi le partite che hanno vinto sono con la Biancazzurra che è in fondo alla classifica e con l'Arcetana che è in fondo alla classifica. Le due che hanno vinto. Cioè qui c'è qualcuno che fa la spia. Perché questa me l'hanno detta anche oggi a Borgotavo e io ho detto non conta niente e invece te l'hai notata Alba. Se avessi vinto con Lentigione è un altro discorso, la nota vinto con che l'hai detto te 5 gol con 5 lanci lunghi che hanno superato la difesa dovete tenere presente che sono due domeniche che manca Martini allora se manca Martini non giochiamo, allora a me manca Bottarelli non gioco più, facciamo giochi ma puoi perdere, ho capito, perdo ma mica perdo 5-0 4-0 comunque guarda cerco di giocare uguale, ma che fa? Ma me l'hai messo in mezzo, cioè, no, messo in mezzo perché te cerchi di far passare delle tesi, no, la Valtarese, la Valtarese sia a Brescia, ma la Valtarese sia a Brescia c'aveva Martini, la Valtarese ha altri valori, Martini è un giocatore importante ma la Valtarese oggi non è Martini perché sarebbe riduttivo nei confronti degli altri 10. Sì, io perché so. Non puoi entrare in campo dicendo uno solo poteva fare questo, era Maradona, nessuno c'ha Maradona a livello dilettantistico. Però fa una bella differenza. Ma lascia stare, fai la differenza. Quello che voglio dire io è che questo è quello che ha confronto. Io non ti faccio il nome, un mio amico che allena in prima, l'ho sentito lunedì. Mentre domenica vado a giocare, un campo difficile, c'è 4 squalificati, sicuramente perderemo. Secondo te cosa ha fatto domenica? Cosa ha fatto? Perso. Io se ho 4 squalificati vado dai miei e dico sicuramente perdiamo. Cioè, ma il giorno che faccio questo me ne sto a casa. Scusa, e questo cosa c'entra? A chi lo stavi buttando addosso? Questo non carico può da passare lui. La tesi che se manca un giocatore non giochiamo, perché ieri senza Martini. Ha fatto una gran partita. Ma la stessa cosa Brescello, quello che volevo dire. Non allora evidentemente se giochi bene e ogni partita prendi 2-3 gol, non è il problema davanti. Ritorniamo allo stesso discorso dell'anno scorso. Il problema è che non puoi giocare forse con 4 giocatori offensivi. Devi cercare di. No. E allora perché c'hai i cambi? No, perché se io fossi stato in Borgoni all'inizio dell'anno, alla prima partita, sarei entrato negli spogliatoi e avrei detto questi sono gli 11 e questa formazione vale per tutto l'anno. Perché c'è, non può fare diversamente. Che ne sai che non l'ha detto? Vabbè no, che ne sai che l'avrei potuto dire io, lui è più serio, non l'avrebbe detto. Non lo so. Comunque il discorso è questo. Ma io ho fatto il discorso di portare, ho detto questi sono quelli che stanno in panchina. Che volete. Ok, discorso niente, l'unica speranza è che si corra al più presto ai ripari. Da 2-3 giocatori che vanno a rinfoltire roba. Se è vero quello che dici, io spero di no. È vero. Poi devo dire, secondo me, io parlo con Manuel, sono contento per Manuel che sta facendo gol, sono contento per Squeri che sta facendo gol, quindi vi auguro di arrivare a quest'anno, di superare quelli che ha fatto con me l'anno scorso. E Manuel mi dice che comunque loro fanno sempre prestazione. Fare prestazione, questo va dato atto a Borzoni che è già una cosa importante. Oh, mi ha dato ragione, Sappiate che mi ha dato ragione. Io ho ragione quando dici che comunque un allenatore non c'entra niente nella scelta del numero dei giocatori. No, io ho detto che non c'entra niente, io ho detto che lui si è trovato lì, ha accettato questo. Non lo so io quello che ha fatto. Vabbè, se... io parlo per me, lo io so. Molto meno non sono io, sono andato via. Ma te sei te e altri sono altri. Lui ha fatto la scelta di dire ok, questo è quello che mi può dare, mettere a disposizione la società e io dico di sì, punto. E poi ne affronti le conseguenze, logico. Però adesso, che è molto presto, che
il problema lo sa tutto il paese, che tu, io, perché lo tiriamo fuori noi? Perché l'hanno tirato fuori a TV Parma? Perché ne parlano, perché ne parlano nei bar? Perché ti fermano, ti chiedono ma te cosa ne pensi della Valtarese? E quindi noi siamo qui apposta. Cioè, e nessuno si quindi, chiede perché per 10 gol in 3 partite? No, perché l'hanno giocato bene. Ma ho capito. E allora, io che ti devo dire? Io spero sempre che la mia squadra non gioca bene. Perché quando ti sbilanci, lo sai che te in promozione ci sono tre vecchi marchi. Quando detto che vecchi... sbilanci la fai da sotto e non da sopra. Va bene. Ok, basta parlare di cioè, in pratica hai parlato sempre solo lo te. Lo sai quando è in adesso, di Ghilani? Infatti vi divido, Ghilani sarà la prossima volta. Adesso, niente, un po' di promozione abbiamo parlato, un po' di prima anche. Adesso andiamo a parlare di seconda. Albert è andato a vedere... è andato a vedere il collegio con il Tiziano, con il nostro Mario Corso, che gli abbiamo portato bene, perché sì. Cioè, questo non lo sapevo. Anche lui. Questo non lo sapevo, Manzo. Cosa? Sta scritto qua. Che Bozzi ha fatto centravanti. Non lo sapevo. Ieri, scusate, torniamo, scusate. Sì, ieri la dimostrazione, questo era il mio appunto, no? Quando tu a 20 minuti dalla fine, con 20 minuti. Sì, con ancora un cambio da fare, tu mandi il Bozia a fare il centravanti con un costrutto incredibile, perché ha messo tre volte in porta i suoi compagni, ha fatto prendere un palo anche a Squeri. Quindi per dirti, il risultato quanto era? Era 2-1. È finita? 3-1. E, però mancavano 20 minuti, che sono tanti, e questo ti fa capire che in panca, se la Valtarese è in difficoltà, che può prendere un gol così in casa, a tutte le punte in campo, agli ultimi 10 minuti, deve fare come faceva Mourinho, che ne metterà in campo 2, 3, 4, non ce li ha, non ce n'ha neanche uno. Io più che gli ultimi 10 farei gli ultimi 6-7. No, ma lo fai solamente quando non hai cambi, perché la punta no, che hai in panchina, no, se no, metti no, centrale... No, no, scusa, è successo anche a me l'anno scorso, e se succede quest'anno lo rifarei, lo fanno tutti, che se arrivi agli ultimi minuti hai dietro difensori che sono bravi sul gioco alto, prendono... Ma sì, 20 sono troppi. Ma 20 minuti sono troppi. No, è andato a fare il centravanti, non è che l'ha mandato avanti. Un altro posto suo. Sì, sì, cioè, ma capisci? Capisci il significato, non è... Hanno spostato l'attaccante dietro, perché se no sono due. No, il discorso è questo, non avendo punte di ruolo in panchina, perché gli 11 non contemplano il cambio della punta di ruolo, quando lui vuole rinfoltire il centro... ecco, si è fatto male Calchini, e quindi è venuto giù Calchini, credo che sia andata così, ha messo su uno in panchina a centrocampo, o in difesa, e ha mandato Bozzi a centravanti, perché non aveva una punta da sostituire Calchini, perché non esiste nella rosa. Cioè, questo è il problema. Comunque basta parlare della Valtarese e non venire a leggere i miei appunti. No, l'avevo letto, ma ha lasciato un po' così perplesso, perché insomma non pensavo che... Allora, parlavamo del Tiziano, che ha fatto un grande risultato in quel di Collecchio. Sì, era partita... Parla forte, sì. Alza, perché... Allora, c'era questa qui con il Collecchio, con il Tiziano. Il Collecchio ha fatto più la partita, cioè, e mentre il Tiziano, del nostro amico... Corso, si difendeva, buona organizzazione difensiva, e partiva in contropiede, anche se le occasioni davanti non ha avuto, diciamo, tantissime occasioni, perché sembra un po' leggerini. Mi diceva il suo presidente, ci mancano anche lì, ci lamentano sempre tutti, come diceva lui, mi mancano dei giocatori e quindi davanti non riusciamo a fare gol, no? In più erano passati anche in vantaggio al 20°-25° del primo tempo e hanno avuto una palla grossissima per andare sul 2-0, che dal dischetto uno ha praticamente buttato fuori la palla, e nel secondo tempo è venuto fuori un pochino il Collecchio, è riuscita a pareggiare con Compiani, e dopo verso la fine della partita c'era anche molto caldo e tutte le squadre si sono allungate un attimino, e negli ultimi 5 minuti ci sono state due occasioni di Compiani che ha sbagliato davanti al portiere clamorosamente. Dall'altra parte il Tiziano ha avuto due palle gol, di cui una al 90° con un difensore saltato da solo in area di rigore e l'ha buttata fuori di testa, che poteva giudicarsi la partita. Alla fine
un buon punto per il Tiziano, che erano contentissimi perché il loro obiettivo è la salvezza, come hanno sempre sostenuto, e forse il Collecchio poteva e doveva fare qualche cosa di più, visto che pretende, no, pretende, cioè si gioca per andare, per c'è anche i giocatori, esatto. Perché cioè, però la fine è un risultato che... molto, cioè, oh, giusto, secondo me. Poi l'aneddoto che ti è successo, che la Daniela si è arrabbiata. E praticamente siamo stati un'ora sotto il sole, perché lì non c'è neanche una pianta, perché l'arbitro alle 3:30 non era presente. Ha dichiarato di aver bucato, gli ha bucato una gomma. Ha bucato una gomma, ma cioè, scusa, doveva arrivare un'ora prima e è arrivato due ore dopo. Dalle 4:20. C'aveva la gomma grossa, sì. Perché, cioè, poi la macchina perdeva acqua, e poi no, ma non è finita qua. È arrivato in campo e ha detto: non so l'orologio. Beh, poteva andare a memoria, no? E quindi uno del Collecchio ha imprestato un orologio all'arbitro per giocare. C'ero io che se gli davo questo scappava. Che sfiga, cioè, ma penso, perciò, ma questo è il livello. Pensa che fortuna che hai a andare in giro per calcio Ducale. Sì. Cioè, una cosa del genere. Se vieni a vedere Cervo Fornavo ti divertivi sicuramente lì. Potevi andare a vedere il primo tempo là. Esatto, quasi quasi eravamo vicini perché ero a Gaiano, di conseguenza sapendo che non era il Cervo. Infatti tu quando mi hai telefonato, che mi hai chiesto di risolto, io cosa ti ho detto? Qui non è ancora cominciato, non sappiamo neanche se comincia. Sì, infatti io ero sul campo del Borgotaro, dove c'era di scena Borgotaro-Bardi, che era un derby che si è fatto poche volte, però infatti l'ultima volta è stato fatto 27 anni fa, quindi c'è quindi tantissimo tempo fa. È stata una partitaccia, una cosa veramente brutta. Ci sono state 3 occasioni, al massimo 4, 2.5 o 2 per parte, insomma, una partita equilibrata. Poteva, secondo me, chi segnava vinceva, non l'ha segnato nessuno. L'unica cosa buona che c'è stata per il Borgotaro è stato che Dauti, dopo un mese, è tornato in campo dopo la frattura allo zigomo e alla mascella, quindi credo che, sì, ha giocato gli ultimi 20 minuti, credo che quello sia un passo importante per la squadra, una squadra che ho visto veramente male, priva di gioco, priva di sicurezza, che viveva su lanci lunghi, cioè il Bardi non che avesse fatto molto di più, però considerando che il primo tempo ha avuto più predominanza territoriale in Borgotaro, però non ha mai tirato in porta, e poi era più che altro confusione. Il Bardi nel secondo tempo, dove ha dominato lui, in pratica ha tirato in porta solamente 2 o 3 volte, però almeno riusciva a fare 3 passaggi in fila. Io non so comunque il Bardi, tornando al Bardi, io ho giocato con gli amatori una partita contro il Bardi, e il Bardi è una squadra ostica da affrontare per tutti, perché è una squadra organizzata, perché Bianchi è un bravo allenatore. Infatti, è una squadra organizzata, è una squadra che prova a giocare a calcio, è una squadra che ha giocatori che è una squadra che comunque ha giocatori che con la seconda categoria non c'entra assolutamente, perché Losa e Belli, sì, e poi che Marenghi cioè, non c'entrano assolutamente niente, quindi il Bardi ieri hanno perso Diego Belli dopo 10 minuti, faceva male in questo ginocchio, ma lui è un gran giocatore, e secondo me il Bardi, soprattutto giocare a Bardi non sarà facile. Comunque è fuori casa, una squadra che è andata a vincere sul campo dell'Audace. L'Audace ieri ha pareggiato a Borgotaro, che non è facile, che non è facile. Considerando, contenti, perché se prendono entusiasmo ha un pubblico che non ha nessuno, perché ha un pubblico che lì è sempre pieno. No, è pieno anche in trasferta. Ieri ci sono state 100 persone in casa e si spostano con 50, 60, 70, 100 persone. È un pubblico che poi è anche abbastanza caloroso. Quindi io farei attenzione a sottovalutare. Lui ha detto caloroso, ma è pieno di belle ragazze. Ho fatto i filmati ieri, poi ho detto no, non li mando perché sennò non sembrava, ma veramente ci saranno. Ma infatti quando mi volevano, i giocatori non hanno voluto. Ah, ho capito, erano gelosi delle morole. Quindi tieni presente, cara,
che a dicembre se c'è bisogno Baldi, cioè, è un po' troppo lontano. Beh, sta Berceto, cioè, vabbè, beh, però è forse è lontano, vero. Ho capito. Beh, comunque guarda, io a fine partita, io Riccardo a fine partita ho fatto i complimenti, a Bianchi, perché io negli ultimi due o tre anni che ho visto il Bardi, io non ho mai visto il Bardi tenere il campo come l'ha tenuto ieri fuori casa, nonostante avesse giocato male. È una squadra che gioca a calcio e trovare beh, squadre. Ascolta, ieri scordati il calcio. Prova. Non hanno giocato a calci, ma neanche a calcio. Facevano un passaggio e poi era palla persa. Un passaggio o un lancio lungo. Niente. Calcio ieri non è esistito per tutti e due, però tra le due squadre io ho preferito di gran lunga il Bardi. Il Borgotaro è stata una delusione, io oggi l'ho anche detto, l'ho scritto, è stata una delusione perché mi aspettavo molto di più. Una squadra che io, di cui conosco i giocatori che hanno un centrocampo abbastanza tecnico, bravo, che non tenta di giocare, non ci riesce. Adesso Daudi è un giocatore che comunque per il Borgotaro è tanto. Sì, siamo d'accordo, però se no... Un conto che te giochi con Daudi, un conto che giochi vabbè, con ma Daudi, sto 10 minuti, un conto non che può stare 35 minuti senza passare la metà campo. No, in seconda categoria non partita non può. Vista, però Daudi davanti è un giocatore che ha peso, e quindi cioè, davanti un giocatore in queste categorie, sai, secondo me... La seconda già dalla prima in su diventa più facile gestire anche i giocatori perché ne hai 20, 22, quindi ti manca quello bravo, però quell'altro che entra sarà meno bravo, ma in tutti i casi... Comunque sarà... guarda, io... Io adesso il Borgotaro, se manca Daudi per il tipo di gioco che lui è tanto, eh. Beh, sai, se il gioco è palla lunga da Auti, cioè se il gioco è quello manca davvero. Cioè guarda, no, io sono molto critico perché mi aspetto molto di più da questa squadra, gli voglio bene e ti dico sinceramente che ieri io ho preso una delusione fortissima. Sono proprio rimasto male, gliel'ho detto all'allenatore, a tutti e due, l'ho detto oggi al presidente. Cioè io veramente sono rimasto male perché io per questa squadra mi aspetto molto 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 di più. E logicamente io vado a vedere una partita, quindi è un caso. So che gli mancavano quattro titolari, più Daudi, cioè non è poca roba, in seconda categoria. Però obiettivamente io devo giudicare quello che vedo. Se su questo non ci piove. Ok, poi dobbiamo parlare di Setti, che finalmente ha brancato la testa della classifica, ha segnato il gol vittoria al 92esimo con Bertorelli su una mischia da un calcio d'angolo, ha sbagliato con Caputo quattro volte il gol sia del vantaggio sia del doppio vantaggio, hanno giocato molto bene per un'ora, mi hanno detto, poi però hanno subito quei due o tre contropiedi di cui uno hanno fatto l'audace ha pareggiato. Questo dei contropiedi, Tino, è una cosa che succede quando bravi a giocare, almeno tre volte. Quando giochi c'è anche il rischio di prendere un contropiede. Io dico sempre che non bisogna prendere neanche un contropiede. Dipende come prendi una ripartenza. Lo so. La ripartenza, se la prendi su una palla da fermo, se non fai subito fallo, la ripartenza l'hai presa. Lo so, e fanno male. E l'unica cosa che può e deve registrare è questa, perché poi che Caputo sbagli, cioè ottima la partita, perché quando uno si presenta quattro volte davanti alla porta da solo, qualcosa c'ha. Parli di giocatori che però la categoria ha sbagliato quattro volte davanti alla porta. Caputo. Quindi prima o poi li fa, anche il Cava quest'estate faceva una barca di gol, poi mi cadeva nelle finali, però c'è qualche variato il presidente qua, è arrivato anche il presidente del Forno grosso, licenziamento in diretta di Sipone. Potrei sempre andare in panchina, non posso, però dalla tribuna qualcosa potrei fare. Quindi torni a Bedonia, buona questa. L'ho detto io. No, niente, parlando di Sogna Audace, una partita a senso unico per almeno un'ora, l'Audace avrebbe portato a casa il pareggio, forse immeritatamente per quello che si era visto, però dallo stesso punto Giovanni, che è andato a vedere la partita, ci ha detto che sono stati dei pesci. Perché... Ascolta, posso farti una domanda? Mi dica. Hai detto che ha fatto gol Bertorelli? Sì. Quanti gol ha fatto Bertorelli a livello dilettantistico? No, dillo a questi ragazzi che forse non lo sanno. 200. Ecco.
quello è un giocatore che ha fatto 200 gol. 200 gol? Poi Filippo lo conosci bene. Filippo è un giocatore anche adesso, non di una categoria, ma di due categorie superiori, perché poteva stare tranquillamente. Comunque Filippo tornando, è un altro di quei giocatori che avrei sempre voluto allenare, ecco. E purtroppo non ho mai avuto la fortuna di averlo. Credevo che tu volessi dire che la Valtrese doveva tenerlo. Quello va bene, lo dico io. Però io sono convinto, e questo è un altro rumor, che se a Filippo avessero parlato dicendogli guarda, abbiamo bisogno di te, dacci una mano, così, senza dirgli giochi titolare, cose, proprio dargli una mano, tutti sono convinti a Borgotavo che Filippo sarebbe rimasto. A Filippo non è stato detto niente. Filippo sarebbe e lui si è dato. Anche secondo me Filippo sarebbe rimasto, ma io dico, la società a volte è giusto che deve fare delle scelte. Sì, ma mandar via per il gusto di mandar via adesso va bene, magari non è così. Io so che l'anno scorso Filippo Bertorelli è stato fondamentale nei play-out, perché è un giocatore che anche adesso porta sempre via due uomini. Beh, poi Pacchetti aveva anche le qualità e la voglia per fare. Cioè, adesso basta, però dai, non parliamo sempre. Ascolta, mercoledì ci ritroviamo qua, facciamo una trasmissione sulla Valtarese. Adesso che ha parlato prima di Caputo, Valtarese pure lui. Comunque, meritata vittoria del Solignano, da quello che ci ha raccontato Giovanni Gasparini, che è andato a vedere la partita. Però, visto come era girata, visto gli errori fatti dagli avanti del Solignano, il pareggio ci poteva anche stare tirato, però ormai sembrava fatta. Poi l'ultimo minuto, questo gol in semigirata sotto la traversa di Filippo ha mandato al tappeto un'audacia che bisogna parlarne, perché questa è crisi nera ormai. Una squadra fatta per andare su, si trova con un punto in classifica, fuori dalla Coppa, avendo preso 7 gol, avendo fatto 5, però neanche male, e però un punto in classifica, io credo estasi, che hanno detto che domenica mi è stato riferito che è arrabbiatissimo, che è una scenata incredibile fuori dagli spogliatoi. Io penso sempre che un allenatore, io focoso a dir poco, però non ho mai messo piede dentro uno spogliatoio, né dopo una vittoria, né dopo uno spareggio, niente. Io prendevo e andavo via, poi ci vedo a martedì, perché il nervoso che puoi avere, tu come allenatore ce l'hanno anche i giocatori, quindi se c'è un modo per rompere uno spogliatoio è proprio quello di metterci piede dentro a fine partita, quando rimandarsi a quel paese è la cosa più semplice del mondo per chiunque. Niente, detto questo, passiamo altre squadre. C'era qualcos'altro di seconda che volevo dire? Il Compiano che parlo io, no? Visto che tu non vuoi parlare. Il Compiano ieri era privo della sua visto che c'è Fornari, se posso andare a parlare. Sì. E in pratica privo di Valentini e con un grande Le Rose. Mi hanno detto che Le Rose ha fatto una delle migliori partite da quando era Compiano, ha fatto gol, ha passato palla, le qualità di questo ragazzo non si sono mai discusse, si è sempre discusso sul fatto di come giocasse, cioè lui pretendeva o voleva che gli fosse dato il posto senza secondo me meritarlo, proprio perché non per le qualità, perché è un ragazzo che ha delle qualità, ha giocato nelle giovanili del Varese, è stato nella primavera della scuola del Verona, cioè, quindi aveva delle qualità tecniche notevoli, solo che è dietro in dialetto Zugadalù, e quando vuole Zugadalù o fa sempre gol o non gioca più, fa rima un po', vabbè, tirata. Comunque è andato in vantaggio, è andato in svantaggio, poi è andato in vantaggio 3-1, hanno espulso Besagni per doppia ammonizione, un'altra espulsione che ormai il Compiano è abituato, e poi ha fatto, penso, il 10, il quarto gol, e poi niente, dopo ne ha presi due, 4-3, 10 minuti, credo un quarto d'ora tiratissimo per portare a casa una vittoria che alla fine del primo tempo, cioè nessuno l'aveva messo in dubbio.
Quindi cioè, si è infortunato Borella che ha giocato non troppo, cioè ha giocato con un mezzo infortunio, quindi poi l'ha pagata fino in fondo. E, niente, del Compiano abbiamo parlato, il Siviziano vinceva fino al 92esimo, quindi in pratica, con questo intermezzo, in pratica il Siviziano ha giocato, ha sbagliato il secondo due o tre volte il gol e nello stesso tempo il secondo gol, e al 92esimo ha preso il pareggio. A noi ci è stato detto dai dirigenti del Siviziano che hanno giocato molto bene, hanno avuto la sfortuna di avere Aschieri mandato all'ospedale per un infortunio, si sono lamentati un po' del comportamento dello Skandenberg. Questa è una cosa che ormai è un rumore, anche questo si continua a sentire di questo Skandenberg. Tu li hai visti? Io li ho visti e non mi hai raccontato con il Solignani. Come squadra è una squadra molto fisica, tutti i giocatori molto grossi e la mettono sul piano del fisico. Però, cioè, come i giocatori, gli 11 che giocano in campo, non li ho visti entrare con dei falli cattivi per fare male o cose. Devo dire la verità, per il resto ho visto anche sul sito oggi che c'erano molte lamentele, il pubblico, la panchina, quello sì. Beh, quello fa parte del gioco. Il pubblico è abbastanza, sì, abbastanza, no. E la panchina, l'allenatore, io l'ho visto più di una volta in difficoltà, perché molte volte i giocatori della panchina intervengono, vorrebbero quasi entrare in campo per ogni fallo, cosa. Ma i giocatori, no, quelli che hanno giocato a Solignano giocavano col fisico, perché sono tutti grossi, giocavano col fisico. Poi nel calcio ci sta anche il fallo, no, importante, vedi Albert, si è parlato di qualche fallo a palla lontana, anche ieri si sono lamentati quelli del Siviziano, si sono lamentati di qualche atto di maleducazione a arbitro girato, e queste cose, sai, quando si comincia a parlare un paio di episodi anche a Solignano, se li nascondi un paio, non li hanno uccisi, quindi cioè, non è successo niente. Perché? Ma dall'altra parte dobbiamo dire che anche il Solignano, dopo che aveva preso il 2-2, erano nervosi anche per il Solignano, quindi provocazione su provocazione ci poteva anche stare, ma per il resto noi monitoreremo la situazione e quindi seguiremo quello che vuole dire. Ok, passiamo alla terza adesso, perché tra l'altro tra 10 minuti chiudiamo tutto. Allora, Varanese, no, prima del Varanese parliamo del Fraore. È il tuo amico Felegara. No. Parliamo del Fraore che ha fermato la corazzata della terza categoria, il Madregolo, cioè uno dei risultati più belli, credo, negli ultimi 2 o 3 anni del Fraore. Tra l'altro... Sicuramente. Cosa ti hanno detto? Hai saputo qualcosa? Io ho degli amici che si giocano nel Fraore. Parla forte. Ho degli amici che giocano nel Fraore, hanno detto che hanno fatto una buona partita, e poi da quello che so il Madregolo era un po' lo squadrone della terza categoria, insieme alla Bassa che nell'altro girone. Sì, e al Valgotra che però gioca male. Il Valgotra ha dei problemi, conosco Zecca che gioca. E il Fraore ha avuto anche delle occasioni per vincere, poi ha preso gol a 10 dalla fine, credo. Una buona prestazione. Una grande prestazione, sul sito c'è qualcuno che si diverte a prendere in giro il Fraore dicendogli che si divertono in questo modo, però obiettivamente è una squadra che ottiene anche questi risultati e non con fortuna, cioè mi è stato detto che proprio ha meritato, cioè Madregolo ha detto che ha giocato male come può capitare, però dove fino ha giocato male il Madregolo e fin dove ha giocato bene il Fraore, questo qui non potremmo mai sapere. Poi ci sono due progetti diversi nelle squadre, perché Madregolo è fatto di nomi e il Fraore è fatto di ragazzi giovani tutti che vengono dalla juniores. Non è che c'era lui travestito che giocava, cioè
Non hai fatto qualche scherzetto, perché so che c'è molta rivalità anche tra i due paesi, no? tra le due società, cioè è un derby in pratica, Matregolo-Flaone. Ma sì, infatti erano abbastanza contenti. Questa cioè in pratica gli hanno due in mano. Sì. Ok, niente, quindi complimenti, Matregolo avrà di che rifarsi, sicuramente considerato, è la squadra che obbligatoriamente deve vincere, un po' quello che succede. Secondo me farà un buon campionato anche la Juventus Club, che sono tutti giovani. Stavo appunto arrivando a quello, parla di... Sono tutti giovani, ce n'è qualcuno bravo, secondo me con la forza dei giovani, con la corsa e la guarda, volontà, io oggi, può arrivare avanti. Io oggi parlavo con uno che mi ha detto che la Juventus Club è veramente una, secondo lui, delle migliori squadre. L'unico handicap che può avere, come è già successo, è quello che possa perdere con la testa. Un po' quello che gli è successo col Matregolo, che ha perso per 3-1, però fino al momento che sono partiti, che gli è partito l'embolo a squadra, dirigenti, tutto, meritavano di vincere. Poi sono squadre, anche le società, perché io devo fare un appunto sempre alle società di giovanili che si presentano in categoria, cioè non si sa perché, ma ci sono i dirigenti che sono di un nervoso, cioè io ti giuro, non faccio di tutte le erbe un fascio, però se su 10 squadre che si presentano in terza, seconda categoria ci sono la metà che hanno dirigenti che sono insopportabili, che invece che calmare e aiutare i giocatori li mandano al massacro in pratica. Ok, e il Juventus Club l'unico punto che può avere è proprio questo, quello di non avere esperienza. La vedremo nelle partite che contano, quando dovrai per forza vincere, quando avrai uno scontro diretto, come riusciranno a tenere botta. Perché tutti dicono che a livello di corsa, a livello dei 20 giocatori che hanno, non c'è nessuno in terza categoria. E neanche forse il Matregolo. D'altronde è sempre stato uno dei settori giovanili più importanti di Parma, quindi. Di Parma non solo. Sì, non solo. Sì, campionati regionali. Infatti. Altra grande è diventata l'Astra, che pian pianino fa fuori fuori gara, va a vincere a Varano, cosa sicuramente non facile, si installa al primo posto della classifica, se non sbaglio, vero? Sì, a pari punti, 7 punti, sì, col Matregolo. E questa è una sorpresa, tutti dicono che gioca molto bene, tra l'altro, molto bene, ragazzi molto giovani, anche lì un settore giovanile abbastanza importante. E niente, staremo a vedere, però sembra che rubi spazio a un Valdotra che ieri ha pareggiato 1-1 tra le polemiche con la Folgore e a Fornovo. Le polemiche, a dire la verità, le ha fatte la Folgore. A Mana mi è stato detto che in pratica l'arbitro non è che abbia danneggiato uno o l'altro, aveva sbagliato una punizione o due o tre, però che c'è stato un continuo rincorrerlo sia fisicamente dai giocatori che verbalmente dal di fuori, e che è stato uno spettacolo non tanto edificante, anche perché il Valgotra mi ha detto che la Folgore ha giocato meglio, però questo non vuol dire che se giochi bene devi far gol, cioè non è che per vincere, non è che hai bisogno dell'arbitro, e secondo me è così. Logicamente sentiremo poi anche la campana della Folgore. Io ho cercato di rintracciare Maini, ma poi mi sono dimenticato che ho perso il numero, anzi sono ricordato che mi era dato il numero e che l'avevo perso, quindi avremo tempo poi per sentirlo. La Varanese, appunto, parlando dell'Astra, è stata liquidata in casa con un perentorio 2-0, una Varanese che senza Mancini purtroppo non è la stessa squadra, anche se io... Il mio amico Toscani? Il tuo amico Tosco, la domenica scorsa ha detto che ha sbagliato un gol da fantascienza, hanno detto che se ci mette un cane e ci prova 100 volte, ci riesce 100 volte, lui è riuscito a sbagliare. Comunque viene da 2 sconfitte consecutive, ha perso a Matregolo domenica prima per 4-2, ha perso ieri con l'Astra,
Io considero la Varanese al completo una delle squadre più forti del girone, davanti, secondo me quei due lì, tre sì, anche Bussoni, io considero anche Bussoni, tu chi consideri? Io ho Bussoni, Toscani e Mancini. Sì. Però io, guarda, sinceramente, di solito non faccio mai nomi, però io considero che lì ci sia qualche problema o a livello di spogliatoio, o a livello di gioco, perché a partire da dietro, dal portiere, che l'anno scorso era Tanzi, che ha fatto metà campionato in prima categoria, cioè l'esperienza che c'è dietro, cazzo, questi non riescono a giocare. Io li ho visti una volta e mezzo, mi è stato riferito, cioè hanno delle amnesie, cioè, in pratica secondo me non tutti sanno quello che devono fare, senza dare colpa a nessuno, no, non ne ho date, vero? No, ok, però questi sono i rumor e questi rimangono. Poi abbiamo fatto tutto il giro? Sì, è quasi finito ormai. C'ho ancora, ricordatemi, ve lo dico subito prima di passare alle altre due squadre finali di terza, prima che mi dimentichi, devo dire quello che ho visto ieri tra Bogotà e Lobardi. A Bogotà e Lobardi c'era un arbitro, perché abbiamo parlato proprio di arbitri, di rincorre, c'era un arbitro, un nero. In pratica, secondo me, il calcio non sapeva neanche che parte era girato. Correre non era proprio suo, non aveva proprio voglia. Si è piazzato sul centro del centrocampo e le uniche volte che si muoveva all'indietro. Bastava dire fuorigioco e lui fischiava, bastava dire punizione e lui fischiava. Se lui diceva non è punizione prima di quello che diceva punizione, non era punizione. In pratica il primo che parlava aveva ragione. La cosa che mi ha lasciato e che voglio rimarcare è che in pratica io conosco bene il campo di Borgotao, ci sono due super tifosi, di cui uno speciale, che dal primo minuto si mette accanto alla rete e le dice una fila all'arbitro, sia che abbia dato 10 rigori al Borgotao, sia che gli abbia dato contro, sia che poverino non c'entra niente, cioè ieri non fiatava una mosca. In campo io so come il Bardi, che non è proprio calmissimo con gli arbitri, anche se non è tra i più maleducati. E la stessa cosa del Borgotao. Ragazzi, questi non hanno mai detto bau all'arbitro, mai. Parentesi, era tanto calcisticamente ignorante questo arbitro, che ha fatto una delle cose più belle che mi siano mai capitato di vedere. Vi spiego subito. Lancio lungo, palla in mano al portiere della Borgotao, il libero dentro l'area, c'ha la palla tra le braccia, il libero protesta per un'azione prima fuori dall'area, l'arbitro va lì, dice al portiere, fermo tu, il portiere sta fermo così, va dal libero, tira fuori il cartellino, lo ammonisce, scrive, rimette via tutti, poi dire, e poi si rivolge al portiere e fa, e adesso rinvia, non ha fischiato, non ha fatto nulla, cioè io ho filmato, lo tengo lì come una reliquia, perché secondo me se la fa i soldi con YouTube, veramente, nessuno si è accorto di niente, o chi se ne è accorto, siccome l'arbitro era nero non si poteva dire niente. Allora io nell'andare a casa ho avuto un'idea, perché pensa a te tutte le volte che vai a vedere le partite che ne dicono gli all'arbitro qui e là, ho detto l'AIA potrebbe fare una cosa per risolvere tutti i problemi, pittura tutti gli arbitri di nero, nessuno dice più niente, le partite sono belle da vedere, ci saranno gli errori degli arbitri accettati, perché se hanno accettato questo, sai che di solito vanno no, ma allora è punizione mia, allora è rigore, allora è qui, nessuno ha detto niente, quindi pensate questa cosa. Mi sarà stato parente di quello che ho visto io. Era nero anche quello? No, era marocchino, però siamo... Il mio non è un discorso razzista. No. Potrebbe essere rovesciato il fatto, dalla paura di sembrare razzisti, se fa una cappella, non gli fai i soliti quattro ruoli che fai a bianco. E io questo non lo trovo giusto, perché se è un cane, è un cane che sia bianco, nero, rosso o giallo, è un cane. Fine, e gli va detto uguale. I blu sono un'altra cosa. No, ok,
Niente, per chiudere, oggi ho parlato con Max Ravanetti, che era fuori di testa per la vittoria del suo Virtus su una delle favorite, perché il Real era è una delle favorite del girone B. Io gli ho detto: chiaro Max, se tu vinci con una delle favorite alla terza partita di campionato, secondo me sei favorito anche tu, perché ma no, non siamo giovani. Io ho detto sì, gli ho detto: ti parlo da dirigente, dunque se io ho una squadra che vince con la favorita, sono favorito anch'io, e quindi se non vinciamo il campionato la colpa è tua, quindi mettiamo anche Max in quelli che devono vincere per forza, perché se no così. Max mi ha detto che hanno giocato molto bene, hanno sbagliato 2, 3, 4 volte il terzo gol, sono andati sul 2-0 e il Real è riuscito a pareggiare forse al 96esimo o al 97esimo. Una grande partita di un giocatore, mi ha detto Max, che dov'è che troviamo la formazione, perché io non me lo ricordo più, che ha fatto anche gol, che è Baccarini, che ha detto che in pratica l'ha fatto giocare poco, anzi forse pochissimo, l'ha messo titolare, gli ha fatto una partita che ha morsicato tutti, che ha fatto gol, e cioè il primo a essere contento mi ha detto Max che era lui. Logicamente io però faccio giornalista, Max, e dico: cioè, in pratica è in panchina, vuol dire che c'è. Scusa? Non capisce niente. Cioè, io non ho detto niente, cioè arriva il giovinastro che dice una cosa così, cioè, però okay. No, a parte gli scherzi, vedi, ci sono molte volte un allenatore ha dei giudizi su un giocatore, lo prova, il giocatore, sai, non è facile, si deve guadagnare il posto, tra l'altro mi ha detto che è un bravissimo ragazzo, che non ha mai detto niente, che si è sempre impegnato e ha sempre aspettato il suo momento, capisci quello che voglio dire, no? Ok, e il suo momento è stato questo, l'ha sfruttato appieno perché ha fatto un partitone. Io gli ho dato un consiglio, Max, da vecchio marpione della panchina, e gli ho detto: vedi Max, adesso se tu lo fai giocare, questo ti sbaglia la partita 1-2 volte, diventa un casino, quindi la cosa che devi fare tu, gli ho detto, domani sera vai negli spogliatoi e gli dici: sei stato grande, sei stato il migliore in campo, io un giocatore come non mi sarei mai aspettato una partita così da te, quindi era la terza di campionato, per altre due stai in panca, io sono sicuro che la terza la vinco ancora, fra 3 partite vinco. Hai capito come ragiona un allenatore? È sbagliato, no? Che ragioni con quello lì, così. Che non lo faccia con me. Okay. Sei un grande. Dammi un 5 perché sei un grande. Tu cosa gli diresti? No, non parlare male, che siamo tutti, ci sono i bambini. Dopo la vede tuo fratello. Lo salutiamo tuo fratello? No. Comunque, cioè, e quindi scherzando abbiamo detto questo. Credo che abbiamo chiuso. Sì, tu vuoi parlare del Felegala, ho capito che mi dai i calci sotto, però guarda, Felegala c'è poco da dire, ha giocato da Dio, hanno giocato contro una squadra non troppo forte da quello che mi è stato detto, però meritava sicuramente di vincere. Io sul sito ho parlato di un problema di gioventù. Potrebbe essere stato un problema di gioventù, il rigore preso al 92esimo con un giocatore che hanno battuto un calcio d'angolo corto, il giocatore è andato incontro alla palla, fuori dalla porta, fuori da qualsiasi specchio, cioè sai quando lo batti corto, è al limite dell'area e il difensore dietro l'ha segato. Cioè all'ultimo minuto, quello se era un ragazzino poteva essere, però il Felegala ha tutto tranne che ragazzini, sono tutta gente che è abbastanza esperta, perché se fai la terza o la seconda da 5, 6, 7 anni certi problemi non devi averceli, quindi problemi saranno altri, non lo so, incidenti, chiamali come vuoi, però quelle sono partite, punti che non dovrebbero essere buttati via. Speriamo che gli serva, anche perché se facevano 3 gol nel resto della partita non c'era niente da dire e l'incidente si sta, quindi può essere una lezione doppia,
sia nello stare calmi quando sei in vantaggio di un gol all'ultimo minuto, sia che se non chiudi le partite poi alla fine paghi, perché un qualsiasi incidente può succedere, perché metti che poteva inventarsi anche un rigore l'arbitro. Niente, credo che abbiamo chiuso tutto. Vuoi dire qualcos'altro, Albert? Vedo il numero uno che non è sicuramente quello dell'Inter. Allora, noi ti inviteremo ancora. Va bene un gol ogni 3-4 domeniche? Sì, andrebbe bene. Allora fra un mese ci rivediamo. Te invece non ti chiamiamo più, perché quando ti chiamiamo poi ti tengono in panca. E io una cosa che non voglio è quella che qualcuno mi mette in panca il mio Cava, cioè, anche perché sennò viene a giocare su al Paradiso, ti ho visto quel patino lì davanti. Ci facciamo delle mani in mano lì, dai, cioè l'unica cosa che possiamo fare. No, vi faccio tanti complimenti, perché vi conosco calcisticamente, e anche in bocca al lupo, perché sicuramente per voi questi sono i mesi più difficili, sia per te che devi confermare quel buono che hai fatto vedere, sia per te Cava, che secondo me cioè, sei un talento che non si può dire inespresso, perché se c'è tu sei tutto tranne che inespresso, sei espressissimo secondo me, però non tutti lo capiscono, bisogna dire così, però il masso ti capisce. Tieni presente che però il masso non capisce niente. Vabbè, ok, salutiamo tutti, ciao a tutti, ciao, ciao. E alla prossima.